E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringe Luca Tech. Perdonatemi per il traballio, ma ho il mio iPhone X con il quale sto registrando questo video, il mio microfono della Shure, ovviamente adattato all'iPhone con l'adattatore, per registrare questo piccolissimo vlog. Ovvero andremo ad apportare una modifica al mio test setup, ovvero ad inserire questo qui, che è un hard disk esterno, e finalmente andremo ad inserire il mio bellissimo MacBook Pro. Quindi ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito, ma dopo la grandissima sigla. Sì, sono seduto sulla mia scrivania in una posizione davvero strana, ma spero che vi piaccia. Volevo dirvi, prima di cominciare questo video, devo dirvi che il mio MacBook Pro con Touch Bar, come molti di voi sapranno, ma lo dico perché non tutti lo sanno, è dotato solo di USB Type-C e un jack 3,5 per le cuffie. Quindi ragazzi, ho dovuto acquistare un adattatore esterno USB-C che mi desse la possibilità di attaccare altri dispositivi come questo della Inetek, ma ve ne parlerò in un video apposito. Quindi ragazzi, direi di passare qui dietro a smontare tutto quello che avevo montato precedentemente e di montare il mio nuovissimo MacBook Pro. Ed eccoci qui ragazzi, allora prima di cominciare vado a rimuovere, come vi dicevo, tutto quello che c'è qui sopra, almeno sopra questo pannello nero acquistato da IKEA, ma prima devo fare avanti la scrivania ed è una cosa davvero faticosa perché è pesantissima. Come potete vedere, qui ho già montato l'hard disk perché era una cosa davvero sciocca da montare e non mi sembrava doveroso farvelo vedere, ma ragazzi adesso passiamo a un bel time lapse per lo smontaggio di tutto ciò. Ed eccoci qui ragazzi, allora prima di andarvi a svelare come ho intenzione di piazzare il mio MacBook Pro qui sul mio desk setup, devo andarmi a ricavare il cavo HDMI da questo monitor che in realtà è una televisione 22 pollici ma io utilizzo prettamente come monitor. Quindi ragazzi, andiamo a ricavare il cavo HDMI e il cavo USB Type-A, che purtroppo è solo Type-A, del mio hard disk esterno e andiamo ad attaccare l'adattatore, il Mac e tutto quello che mi serve. Ed eccoci qui ragazzi, ok, la situazione al momento è davvero incasinata. Qui ho le mie periferiche, monitor, computer, hard disk e qui ho i cavi. Come potete vedere vi ho svelato il mio trucco del cable management e ragazzi, questa è una cosa davvero interessante perché ho distanziato il mio pannello centrale di qualche centimetro dal muro in modo da far passare tutti i cavi alle spalle e ho ricavato un foro per passare i cavi del monitor. Come potete vedere qui ci sono dei cavi piccoli e riguardano fondamentalmente i LED che vedete qui dietro, cavo di alimentazione, cavo VGA per connettere il computer nel caso in cui ne avessi avuto voglia al mio televisore che inoltre tra poco cambierò ragazzi e quindi davvero tanti aggiornamenti, cavo dell'antenna, ancora cavi dei LED e ragazzi c'è davvero un casino, è inutile che sto qui ad elencarveli tutti. Quindi ragazzi adesso andrò a rimontare il mio monitor qui al centro, qui mi sono ricavato come potete vedere cavo HDMI e cavo USB Type-A del mio hard disk esterno, andremo a montare il MacBook e quindi ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui ragazzi, allora il tutto è molto pulito e sistemato, si vede giusto l'hub che esce da qui con questo cavo, ma adesso andremo a sistemare anche il cavo USB Type-A dell'hard disk e scusate se il monitor traballa ma questo è dovuto alla scarsità del mio monitor TV. Quindi ragazzi mi sembra molto pulito ed elegante, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ma adesso andiamo a sistemare quel cavo. Ed eccoci qui ragazzi, allora ho preimpostato il
il tutto in modo che il mouse passi da su a giù direttamente senza dover andare di lato e fare cose strane, e ho sistemato l'hard disk. Come potete vedere, tutto è collegato da questo piccolissimo hub USB Type-C, che in realtà quando l'ho acquistato ero convinto avere anche una USB Type-C, ma in realtà così non è. E ragazzi, sono rimasto anche felice di questa cosa, perché mi sono reso conto che questo MacBook ha una durata della batteria davvero infinita e quindi non ha assolutamente bisogno di alimentazione continua. Anzi, se volete consigli su come far durare di più la batteria dei vostri MacBook, vi lascio un link in descrizione di consigli dati proprio dalla Apple per garantire le migliori prestazioni della batteria. E quindi ragazzi, io non lo terrò mai collegato all'alimentazione fissa se non quando ne necessita. Adesso, come potete vedere, qui è al 92% e quindi assolutamente non ho bisogno di ricaricarlo, ma nel caso in cui dovessi averne bisogno, faccio passare il cavo USB-C al di sotto della mia scrivania e vado ad attaccarlo in una presa secondaria. Quindi ragazzi, adesso vi passo una carrellata, se riesco a parlare, di immagini registrate qui sul mio nuovissimo desk setup, che ragazzi mi piace davvero molto. Che bello ragazzi, mi piace davvero un sacco ed è venuto un lavoro davvero fatto bene. Oltretutto non si vede assolutamente nessun cavo se non questo piccolissimo adattatore qui sopra, ma potrebbe tranquillamente sembrare un hub USB, anche se in realtà al momento mi è venuta una stranissima idea in mente che magari vi porterò in qualche altro video acquistando degli altri adattatori. E ragazzi, devo dirvi che mi piace un sacco, ci riesco a lavorare benissimo, non mi crea assolutamente problemi e sono davvero soddisfatto. Ragazzi, devo dirvi inoltre che uscirà a breve un altro aggiornamento del mio desk setup con un prodotto assai interessante che probabilmente avete visto in un unboxing, ma non ne sono certamente sicuro perché non so quando uscirà questo video. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi dico che dovete assolutamente quindi iscrivervi al mio canale qui sotto. Questa inquadratura da lontano spero vi piaccia, ma forse l'avvicino un po'. Comunque vi dicevo, dovete assolutamente iscrivervi al mio canale qui sotto, spero che il tremolio della camera non vi ha creato troppi fastidi e vi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like e qui sotto in descrizione trovate il link per Facebook, Instagram e Twitter, soprattutto su Instagram dove pubblico un sacco ragazzi, pubblico aggiornamenti sui prodotti, aggiornamenti su unboxing e prodotti che porterò nel futuro sul canale, quindi ragazzi seguitemi assolutamente. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se il video vi piace della qualità, dato che è registrato interamente con iPhone X, del quale a breve vi porterò una recensione con tutta una serie di accessori che sto catalogando. E quindi ragazzi, io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.